Benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete dal titolo, questo sarà il video spacchettamento Prozis. Scusatemi le condizioni, sto sudando. Spero che questa postazione vi piace. Spero che i prodotti si vedano bene. Allora, io questo ordine non era in programma, perché voi starete vedendo questo video il giorno del mio compleanno, quindi happy birthday a me. Comunque starete vedendo il video il 26, oggi è 22, mi è appena arrivato il pacco, 2 giorni lavorativi, top, io adoro Prozis, perché è un'azienda seria e tutto, quindi io le adoro. Quindi vi sto facendo questo ordine, non era previsto, volevo farlo dopo il mio compleanno, però mentre stavo in classe mi è arrivato un 50% di sconto. E che fai, non fai un ordine? No. Allora, io non ce la faccio a stare con i capelli sciolti, quindi passatemi. I capelli legati, io non ce la faccio. Cioè, ve lo giuro, voglio far vedere i prodotti come si deve, ma fare la fashion proprio mo. No, quindi prendetevi il mio. Ritorno zingara, sì. Ok, io qua ho il pacco, per immenso questo pacco. Veramente, secondo me, è l'ordine più grande della storia, quindi mettetevi comodi. Allora, Scribble, fattura. Iniziamo, mio Dio, c'è... è pieno zeppo! E quindi iniziamo subito. Oddio, scusatemi le condizioni, ma io sto morendo. Non si può stare, sembra il 15 agosto. Allora, avviciniamo un poco così vedete anche voi. Cioè, lo scatolo è enorme, veramente enorme. Allora, ho preso questo qua, POV, The Protein Powder Cookie. Questo qua è la vaniglia, cioccolato bianco e vaniglia. Quelli qui, ho. Allora, io ho preso quelli là con non troppi zuccheri, proprio perché ci sono alcune barrette che ho provato, sono buone ma sono piene di zucchero. Quindi questa qui, poi vi farò sapere, ma sicuramente sarà buona. Questa qua è con 20 grammi di proteine, le metto di qua. Ho preso tantissime novità, poi ho preso... Allora, ho preso Zero Snack Banana Muffin, questa qua che mi è piaciuta troppo. Ho preso questa qua, Double Chocolate. Poi ho preso questa qui alla cannella, mai provata, quindi non lo so com'è. Di solito la cannella a me non piace, quindi speriamo bene. Poi ho preso, oddio, questo è sciolto tutto. Poi ho preso qualche novità. Cioè, il pacco è pieno di novità, pieni di barrette. Allora, ho preso questa qui è gusto brownie, queste qua sono le melty, queste sono nuove, sono appena uscite, queste qua, se non mi sbaglio, sono 60 grammi, sì, ho preso questa, spero che si vede, poi ho preso questa qui al caramello, che è tutta sciolta, poi ho preso quest'altra qua che, questa qua è burro d'arachidi. Oddio, sono tutte sciolte, veramente. Poi ho preso 3 di queste qui. Allora, questo qui è brownie, sempre zero snack. Ho preso questa qui alla banana. Sì, ho preso un botto di barrette. Un'altra, questa qui. Allora, questa deve essere la stessa di questa qua, solo che questa è 35 grammi e questa è 40 grammi. E c'ha qualche grammo in più di proteine, se non mi sbaglio, sì. Quindi questa qua è burro d'arachidi, cioè praticamente sciolta. Infatti io per questo non volevo fare l'ordine, poi ho detto vabbè, mi trovo, cioè poi mettendola in frigo. Quindi questa qui, zero bar, burro d'arachidi. Poi un'altra, questa brownie flour, sempre zero snack. Poi ho comprato il pack delle diet. Volevo provarle, quindi ho preso il pacco. Cioè, queste qui non si sono fatte niente, quelle altre non si sono sciolte. Mi sento male. Ok, altre, vabbè, quelle troveremo. Ho preso il pacco da 9 euro. Allora, questa qui, diet, gusto brownie, chocolate brownie, 35 grammi, queste. Volevo provarle, quindi ho detto ok. Poi alla cannella. Poi double chocolate, cookies, questa qua è cookies e cream, e
E poi questo qui è cioccolato bianco e lamponi. Eccole qua. Ma se non mi sbaglio, ce ne manca qualcuno. Poi, continuando barrette, ho preso questa qui, che è cookies e cream, sempre melty. Sono belle però, sono proprio belle, devo dire la verità, sono belle. Pui pui pui. Ma quante barrette ho preso? Allora, troviamo un altro double chocolate, questo è qua della Zero, Zero Snack. Allora, io ho preso tutte queste barrette perché comunque andando a scuola ho pensato, io comunque vado a scuola, prima del pre-workout, così mi mangio una barretta di questa, prendo e vado ad allenarmi, oppure come spuntino, e quindi l'ho presa, perché comunque svegliarsi tutte le mattine presto per prepararsi la colazione, pancake, proteico, è un po' un macello, e quindi ogni tanto ci sta. Poi ho preso sempre di questa qua, Zero Bar, questa qua è gusto brownie, sì, brownie, cioè come vedete sono tutte sciolte. Però con questo caldo c'era da aspettarselo. E poi un'altra brownie. Questa qui, Zero Snack. E qui le barrette crescono. Poi ho voluto prendere... Oddio, ma quante barrette! Ho voluto prendere queste qui. Devo dire la verità, queste qua sono 52% protein mass. Power Bar. Queste qui non le ho mai provate, però tenevano dei buoni ingredienti, una buona tabella nutrizionale, quindi l'ho presa. Queste qui sono 50 grammi, voglio dire il gusto, questo qua deve essere cookie, sì, cookies and cream, eccolo qui. Queste qua sono belle dure. Poi, cosa vedo qui? Allora, qui vedo un'altra barretta. Questa non l'ho mai provata. È l'unica barretta che non ho mai provato questo gusto. Cookies. Questo qua è gusto cookies. Mai provato, bellino. Sempre Zero Snack. E poi questo qui alla banana. Questo qua alla banana mi è piaciuto tantissimo. Poi andiamo sempre di barrette. Allora, ho preso questo qui, Oatin Brownie, non so se si pronuncia così, quell'altro là, cioccolato e pistacchio, ancora non lo provo, quindi anche questo qui vi farò sapere. 60 grammi, per fare questi 60 grammi, 248 calorie, 8 grammi di grassi, 3 di grassi saturi, 24 di carboidrati, 4 zuccheri, 2 fibre, 17 proteine. Quindi cioè è buono. Poi, ho preso, questa non me la ricordavo, ah sì, questa qui, Peanut Crunchy, cioè si è sciolta, qui smarchio Oatin, non so come si pronuncia, cioè si è proprio sciolta, complimenti Giulia. E questa qui è da, allora sta scritto 17 grammi, 20 grammi di proteine, questa qui, la proverò e vi farò sapere. Poi ho acquistato questo qui della Prozis, bellino, è un portapillole. Mi serviva, ho detto, ne prendo uno, comodo, pratico. Eccole qui, bellino. Lo potevo mai prendere bianco o nero? No, rosso è il mio colore preferito e quindi va preso rosso. Sembra una pazza psicopatica, ma ok. Eccolo. Ho preso il peanut butter da un chilo. Questo qui è quella versione, non è crunchy, smoothie. E questo qui è puro d'arachidi. Eccolo qui. Adesso sto bene per 2-3 mesi. Poi, ho preso i muffin. Questi qua scadono il giorno del mio compleanno, il 26 settembre. Ho preso questi muffin qui. Tutti ne parlavano bene, ma quanto è bella la confezione. Sono così, no, le devo assolutissimamente provare. Volevo anche gusto mela, ma non c'era, era esaurito. Peggio mio. Poi trovo questa barretta qui, è una Energy Bar. Questo qua è l'omaggio, gusto strawberry. Eccola qui, questo qua. Poi ho preso un biscottone. Questo qui mi è piaciuto tanto. Allora, io l'ho preso l'ultima volta, che gusto cannella. Allora, per gli amanti di cannella
è stra buono, poi vabbè, vedrete nei prodotti finiti. E quindi ho voluto prendere questo qui, peanut butter. Questo qua è Lenny e Loris. Eccolo. Poi un'altra barrettina di questa qui, Energy Bar, questa qui alla fragola. Poi ho preso, oddio, due pacchi di fiocchi d'avena. E qua io mi ci trovo da Dio, sono 2 kg, poi costano poco, 1,90 € l'uno, quindi top, top, top. Poi come omaggio ho preso questo Organic Peanut Butter, questo qua, oddio sta aperto, questo qui, io volevo provarlo, ho detto vabbè prendiamolo, tanto il burro d'arachidi io lo consumo e quindi l'ho voluto provare. Questo qua è 250 grammi. Poi ho voluto prendere, oddio è piccolissima, cioè se l'acquistate dal sito sembra enorme, cioè è piccola piccola. Cioè guardate quanto il palmo della mia mano. E questa qui è la famosissima Choco Butter più Whey Protein Nut, gusto Nut Choc. Questa crema spalmabile è decantata da qualsiasi parte. Se andate su Instagram, YouTube, qualsiasi parte dicono ottima, ottima, ottima e quindi la devo provare. E infatti è stata la prima cosa che ho messo nel carrello, è di plastica come tutte le altre confezioni. Ed eccola qui. La proverò anche io e vi farò sapere. Poi, non mettetevi comode perché non è finito qui. Sto correndo un po' perché tutte le barrette ce le conoscete. Questo qui non l'avevo mai provato, neanche questo. Ed è gusto cookies. Eccolo qui, oddio, eccolo qui, sempre zero snack. Poi ho voluto prendere proprio per le insalate questo qui, Caesar Dressing. Qui. Perché io di solito nell'insalata mettevo il ketchup, mi piaceva, anche col tonno mi piaceva e quindi ho voluto prendere questo qui che è proprio per l'insalata. Lo proverò, io mi piace tantissimo sperimentare. Poi questa qui, allora io già la volevo acquistare. Però poi ho visto che, visto che vedete il video il 26, se andate in qualsiasi su Instagram che ha dei codici Prozis, sicuramente avrà anche esso questo codice, che non c'ha un minimo di spesa, no? Fino al 31 potete prendere qualcosa in omaggio. E io ho preso... Oh! Non riesco a capire. Oh! Oddio mio! Ma roba, quanto è bella! Oddio, ma secondo me ci togliamo l'umidità. È stupenda. Allora, io ho preso una XS, infatti mi andrà bene, anche un po' larghetta, però... Cioè, ma parliamone! Prozis. No, è troppo bella, troppo bella. È fatta proprio bene. Poi il mio colore preferito. Bella, 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 bella. Davvero bella. Allora, questa faceva parte di quella là e questo qui è muffin alla banana. Sempre diet. Poi ho voluto acquistare... Tada! Good morning! Io che dico sempre good morning la mattina, eccola qui. Good morning! Allora, ho voluto comprare questa farina qui, ed è gusto brownie. È una semplice farina d'avena. Eccola qui. Ed è questa 1,5 kg. Adoro. Poi, andiamo avanti. Ho preso il gusto Nut Choc, questa qui, oatmeal più whey, gusto Nut Choc, sempre farina d'avena. Poi ho preso gusto bonbon, sempre della stessa famigliola di questa qui. Ho preso gusto bonbon. Oddio, ma stiamo diventando scure, no? Eppure qui è tutto aperto, però sta cambiando il tempo, quindi... Poi. Questo qui.
Ma quanto è bello! C'è! Si vede da Dio! Ma quanto è bello! Ma quanto può essere bello! Questo qui è un telo, è un asciugamano per la palestra. Così vado in palestra a fare la fighetta col coso Prozis. Sto scherzando. Comunque è bello, 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 bello. È fatto proprio bene, proprio il materiale. Adoro. Comunque ci dobbiamo muovere prima che qua la luce ci saluti. Poi ho preso un'altra barretta di questa qui, Otien Salted Caramel. Eccola qui. Poi ho preso un altro Zero Snack da Blue Chocolate. Io sto invasa da barrette. E poi, oddio mio, ok, ce la posso fare. Ho preso questa qui, io. Questa qua deve essere quella integrale, sì, io. Ho preso un pacco di farina integrale d'avena, perché una ragazza me l'ha consigliata su Instagram, ha detto nel prossimo ordine prova la farina integrale d'avena, e io l'ho presa. Questa qui è un chilo e 250 grammi. Bella, bella, bella. Quindi adesso voglio fare pancake. E poi ho preso altri due omaggi. Questa qui, farina d'avena, 35 grammi, gusto bonbon. E queste altre qua sono delle proteine in polvere alla vaniglia. No, banana. Alla banana. Pacco svuotato. Cioè, guardate quanto era enorme, per dirvi. E nulla, ricordo di seguirmi sul mio Instagram, ve lo lascio qui, e mi raccomando, attivate la campanella per restare sempre aggiornati, perché come ben sapete io pubblico due video alla settimana, di solito il lunedì e il venerdì, ma per questo video ci sarà un cambiamento di regole. E poi mi raccomando, scrivetemi giù nei commenti qual è il vostro prodotto preferito di Prozis, se mi volete consigliare qualcosa io così nel prossimo ordine lo acquisterò, se volete che acquistare qualcosa ma avete paura e non sapete com'è, non volete rischiare, ditemelo a me che Giulia prova e poi vi dico. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima, ciao!